Buonasera a tutti, ben arrivati a Start, uno Start importante, importante perché è dopo Silverstone, e Silverstone in qualche modo è stato un gran premio che ha cambiato un pochino le regole del gioco, cioè sicuramente ci siamo divertiti, poi si può ragionare, si può essere d'accordo, si può essere meno d'accordo, ma raramente abbiamo visto un gran premio così divertente. Lo approfondiremo naturalmente con Salvo Sardina. Ciao Salvo. Ciao direttore, buonasera a tutti. E con Luca Calvaresi, il nostro super tecnico. Ciao Luca. Ciao, grazie direttore, buonasera a tutti quanti. E se qualcuno è rimasto senza fiato perché non ha sentito il nome di Alberto Saiu, in realtà Alberto Saiu a un certo punto entrerà a sorpresa tra di noi. D'altra parte Alberto è reduce dall'Inghilterra, lui a Silverstone c'è stato davvero, ha fatto anche le sue foto intervista con Kubica, molto interessante, quindi insomma dobbiamo perdonare questa sua assenza che però si rivelerà una presenza a sorpresa. Mauro, pare ecco. Che le ragioni della bella gara siano legate al fatto che ci fosse Alberto lì. Si è sparsa questa sì, voce o che fosse distratto o che fosse lì ma distratto, diciamo così, ci sono varie interpretazioni della dipendenza della bellezza di un gran premio da parte di Saiu. Io non vorrei approfondirlo più, lo avremo al telefono prima o poi, lo chiederemo a lui, va bene. Il concetto è un bel gran premio Silverstone, non a caso l'abbiamo scritto insieme a Monza, insieme a Suzuka. È un circuito che ha dentro di sé la tradizione stessa della Formula 1, ha un pubblico estremamente competente che io voglio pensare che in qualche modo riesca anche a influenzare le aspettative dei piloti stessi, nel senso che si sentono in qualche modo un pochino responsabili di un pubblico, rispetto a un pubblico così importante. Gli ascolti ci dicono che effettivamente tutto questo ha avuto un risultato, perché Silverstone è stato il gran premio più visto nell'era della televisione a pagamento. Grandi risultati anche sul digitale, quindi evidentemente qualcosa vuol dire. Qualcuno mi dice: ma tu hai scritto o lei ha scritto qualcosa di tutto sommato banale, perché avete parlato di emotività. Beh, ma in fondo siamo in una Formula 1 che in qualche modo ha bisogno di sentimento, di emotività, di pericolo, di rischio, perché se riduciamo tutti a un discorso tecnico o a un discorso di tifo, beh, allora forse la cosa non è così positiva. Bene, Silverstone secondo me ha posto un dato centrale tra questi due elementi, tra il tifo e la super tecnica c'è anche l'attenzione al pilota. Va bene, Salvo, tu cosa ne pensi? Guarda, Mauro, sono ovviamente d'accordo, sai, per ragioni principalmente contrattuali con quello che... Lo so, mi rendo conto. No, perché mi hanno detto, sì, ma è banale parlare dei piloti, il coraggio, il talento. Ma però se vogliamo ridurci solo all'undercut e all'overcut, voglio dire, mi sembra, cioè bisogna anche immaginare quello che non si vede, voglio dire, e Silverstone in qualche modo ci ha dato questa possibilità, credo io. Guarda Mauro, sono assolutamente d'accordo su questo punto, penso che una delle immagini più interessanti da questo punto di vista di tutto il weekend sia stata quella di che ha dato Lewis Hamilton quando ha finito le qualifiche, ha parcheggiato la sua macchina sulla griglia di partenza, mm-hmm, dopo aver preso quella pole position, è sceso ed è rimasto un minuto accasciato alla macchina, per diciamo l'emozione di aver ottenuto questa pole, non so, era la quinta mi pare consecutiva a Silverstone,
e anche per, diciamo, lo stress fisico nel guidare queste macchine. Lo ha detto anche Hamilton in questi giorni, cioè, magari non sembra da fuori, ma noi andare a 300 all'ora in questo circuito, con queste curve veloci, non è una cosa che possono fare tutti. E la stessa cosa, tra l'altro, Mauro, è accaduta anche domenica. Poi lì, vabbè, ci sarà qualcuno che dice che Hamilton è andato via, non ha partecipato alle interviste, certo, sulla griglia perché era incazzato. In realtà lui poi ha detto, no ragazzi, io non ero incazzato, ero semplicemente stanchissimo, ho bisogno di andarmi a bere un po' d'acqua. Infatti, però Salvo, quello che hai detto è importantissimo. Silverstone, per il circuito, per il pubblico, per l'impegno, cioè ci ha riportato i piloti a uomini. E credo che sia una cosa molto importante questa, una cosa nuova in un'epoca. Salvo? Sì, Mauro, però in realtà io non sono tanto d'accordo sul discorso della novità della Formula 1 umana. Fino a qualche giorno fa abbiamo anche discusso degli errori umanissimi di Vettel, certo, quello che ha fatto in Austria, certo, quello che ha fatto in Francia. Certo. Quindi da questo punto di vista non ci vedo una grossa novità. Ecco, diciamo che però sai cosa ci vedo? Ci vedo che adesso c'è una tensione forte, che forse prima c'era ma era mascherata, no? Pensiamo ai rapporti tra Mercedes e Ferrari, no? Sì, stanno cadendo tutte le maschere, abbiamo visto questi siparietti, secondo me bellissimi giornalisticamente parlando, certo, nel finale del dopogara, ecco, cioè... Anche per noi, no? Per raccontare... Cioè, magari c'erano anche prima, ma erano mascherati, no? Allora Toto Wolff... Ma è molto più bello vedere un Toto Wolff che parla di un Raikkonen... Ma non c'è dubbio! Ma è questo che... Per quello che dico che è importante Silverstone, mancava la Formula 1, l'aspio, la cattiveria, sì, Mauro, la certo, guerra. Adesso scusami, è una Formula 1 in guerra. Ecco, l'abbiamo detto tante volte negli anni scorsi, cioè... Vi ricordate le dichiarazioni di Toto Wolff, di Niki Lauda, che dicevano continuamente, ma la Ferrari vedrete. Ah, la Ferrari vincerà, come sono bravi. Appena iniziano a vincere, chiaramente la situazione è un po' cambiata, per cui, ecco, ben venga, non chiaramente perché ci devono essere... No, politiche, ma perché deve... Ma perché viene fuori quella che c'era anche prima ma non si vedeva, perché era... Anche prima era così, ma c'era una falsa apparenza, no? Mentre invece adesso siamo in guerra e la Formula 1 è, tra virgolette, sicuramente una guerra. Luca, adesso volevo sentire lì. Sì, a me pare che sia effettivamente molto competitiva. Se uno perde il mondiale, lo perderà i piloti e non la squadra. E a questo punto, Luca. Eccoci, sì. Scusa, ti avevo perso per un attimo. Sì, sicuramente, perché credo che un po' tutte e due. Perché la macchina mi sembra fuori dubbio a questo punto, Sì, stanno. Mi sembra che stiano entrambe convergendo un po' verso la stessa soluzione, cioè in Austria la Mercedes ha un po' ripreso le pance in stile Ferrari, qui la Ferrari ha un po' preso il retrotreno in stile Mercedes sulla carrozzeria, quindi come sempre succede, tenendo, e dici sempre anche tu, tenendo fissi i parametri, i paletti, poi entrambi i team convergono verso la soluzione più naturalmente più competitiva, credo che sia un po' questo. Gianluca, io sono molto spaventato, però l'ha scritto sì, anche Mauro nell'articolo di Start. Sono un po' spaventato quando si parla a questo punto di nuovi regolamenti, di cambiamenti regolamentari. Ecco, domani, l'anno prossimo cambieranno di nuovo le ali. Cioè, hai ragione, certo. Sarebbe un po' un peccato vedere che magari l'anno prossimo c'è una delle due o magari la Red Bull che si ritrova con un vantaggio di un secondo perché hanno magari azzeccato la soluzione migliore da un punto di vista aerodinamico. È vero, dobbiamo anche considerare però l'effetto della componente della Power Unit, l'anno prossimo non verranno modificate e anche da quel punto di vista i due motori, le due power unit Ferrari e Mercedes stanno convergendo come prestazione, proprio perché anche lì
i parametri sono fissi da un po' di tempo e quindi non prevedo che l'anno prossimo, secondo me, poi posso sbagliare, ma ci sia un totale rimescolamento di carte, come invece potrà avvenire poi alla scadenza del patto della Concordia. Però Vuol dire Luca, veramente. voglio farti una domanda. La Formula 1 oggi è un sistema estremamente complesso, dove tutte le componenti in qualche modo interagiscono tra di loro, sia meccaniche che aerodinamiche. Ha senso, secondo te, lavorare sulle singole componenti a livello di regolamento tecnico? O invece non bisognerebbe rivedere, casomai, nel tempo l'intero sistema? No, secondo me non ha senso rivedere agire sul singolo dettaglio, perché come dici giustamente tu, è come toccare una ragnatela, tu tocchi una parte, un'estremità della ragnatela, ma poi ti si scombina tutto il resto. Quindi è vero che poi ci sono tutti i software di simulazione, di previsione, per cui alla fine si converge più o meno velocemente alla nuova soluzione di equilibrio, però agire così a un colpo al cerchio, uno alla botte, non mi sembra abbia molto senso. Meglio farebbe la Formula 1, diciamo così, a sedersi e pensare cosa vuole fare la grande, se essere uno sport spettacolare o essere la massima espressione dell'efficienza e della riduzione del carburante, della minimizzazione dei consumi, o vuole essere spettacolo. Cioè, deve decidere qual è la sua missione e poi convergerci Ecco, con un e nuovo questo regolamento. probabilmente è quello che manca in questo momento. Tra l'altro, Luca, stamattina l'ingegner Bruno ha fatto un pezzo interessante sul DRS, sulla sua validità, sulla sua efficacia, sulla sua pericolosità. Al di là di questo, mi viene anche da pensare che il DRS è proprio l'esempio dell'interferenza tra regolamento sportivo che ha degli obiettivi di spettacolo e il regolamento tecnico che ha degli obiettivi invece legati alla prestazione. Cioè, DRS è un po' il punto forte di questa incomprensione tra regolamento sportivo e regolamento tecnico. Sì, davvero, secondo me, anche chi lavora in Formula 1 comincia a non capirci più niente, E questo perché è il tema, sì, certo, giusto, hai ragione, spostando, perfetto, perfetto, ma sono d'accordo con te. ti dico anche perché, vedendo le interviste dei piloti, in Austria abbiamo visto Ricciardo che si lamenta del fatto che in qualifica, mi riferisco a quello che è accaduto in qualifica con Verstappen, dice: ma gli sto tirando la scia, gliela tiro tre Certo. volte di fila. E io quando sentivo quelle parole mi veniva a dire: ma come, non abbiamo detto che le macchine quando sono in scia fanno fatica a seguire, diventano instabili, è un Esattamente, esattamente, problema. è vero. Lì non è più un problema, lì invece le macchine vanno benissimo. Poi arriviamo qui e vediamo col DRS che la Williams ha problemi di stallo dell'ala posteriore, per cui le macchine schizzano via in curva. Quindi mi sembra che, appunto, anche chi lavora veramente in Formula 1 ha una grossa confusione, non sanno neanche più loro cosa succede su queste vetture. È il discorso dell'eccesso di complessità che poi a un certo punto non è più gestibile, anche perché è vero che oggi ci sono gli strumenti digitali, computerizzati per poter analizzare tutte le soluzioni, ma rimane il fatto che quando ci sarà una risposta ad ogni domanda, quello che conta sono le domande. Mi chiedo se effettivamente oggi il regolamento tecnico consente di fare domande eccezionali rispetto alla norma. Ecco, credo che siano, ecco, questo è stallo, non è solo uno stallo aerodinamico, è uno stallo della complessità da un certo punto di vista. Eh sì, perché se persino la Williams, con tutta la tradizione tecnica e tecnologica che ha, tira fuori un'ala che poi non riesce a gestire e dà questi No, siccome problemi, mai? Ma capito? l'ala è fatta, niente, ci sono i computer, c'è la galleria del vento, Sì, esatto. automaticamente verrà fuori, no? E invece non è stato così. Che E può anche anche essere il bello, però poi cosa succede? Che l'anno prossimo noi abbiamo il rischio di non vedere la Williams, di non vedere la McLaren, di non vedere qualcun altro. Cioè, Sì, questo è il tema.
Sì, anche secondo me, sempre in tema di RS, vabbè, ci ha restituito, se vuoi, un po' di rischio, un po' di pericolo, perché volare fuori, vedere questa le volta sì, questa volta ha giocato a favore, questa volta sì, hai vedere ragione. Vedere la Ericsson che vola fuori alla COPS perché non ha chiuso in tempo il DRS, insomma... D'altra parte, come dice Ger Bruno stamattina su Formula Passion, c'è comunque un'inerzia nell'utilizzo nell'inserimento del DRS, perché è una doppia inerzia. Una è un'inerzia meccanica, cioè il tempo necessario perché l'ala cambi l'assetto, ma dopo che ha cambiato l'assetto c'è un altro tempo che intercorre tra il cambiamento dell'assetto e il risultato che il cambiamento dell'effetto produce. Quindi effettivamente nel momento in cui tu sei in una curva così veloce e puoi tentare di inserire o non inserire il DRS, devi tenere conto di questo intervallo. Infatti leggevo che alcuni piloti preferiscono disattivare il DRS con il pulsante piuttosto che con il pedale del freno, perché entrambi i comandi agiscono. È un po' come il turbo lag di una volta, che i piloti acceleravano prima, però è la stessa cosa adesso, chiudono prima. È un turbo lag aerodinamico, bravissimo. Esatto. A proposito di aerodinamica, ragazzi, pronto? Salvo, sì, non ti sentivo. Sì. Ecco. Dicevo, a proposito di aerodinamica, c'era per esempio Wes, che salutiamo, ricordiamo, il nostro disegnatore che ci ha regalato la copertina. Wes è bravissimo, ecco. Noi dobbiamo essere grati. A un certo punto faremo in modo di rendere questa gratitudine concreta. Faremo qualcosa apposta per lui. So che sarà diventato rosso davanti il non padre. non vuole essere, vabbè, cosa devo fare? Io ecco. Ho provato. Comunque chiedeva il nostro Wes, in questo caso magari chiedo direttamente al nostro Gian. Certamente. Se è vero, perché è una dichiarazione che ha fatto anche Raikkonen in questi giorni, che le Red Bull sono più difficili da seguire, se magari stanno utilizzando degli strumenti per generare dei vortici aerodinamici, delle turbolenze che disturbano le vetture in scia. Sì, ho letto la dichiarazione anche che ha fatto appunto Raikkonen a fine gara. In effetti c'è questo sospetto, perché la Red Bull è l'unica macchina che fino ad adesso non ha presentato nessuna grande pacchetto aerodinamico di sviluppo, ma continua a lavorare sui berge boards, quindi sui profili laterali, che in un modo veramente di cesello, continuando ad aggiungere cuspidi, protuberanze, spine e spinette, che può anche lasciar pensare che servano a generare dei vortici per disturbare l'aerodinamica di chi segue, quindi non solo dei vortici positivi ma anche dei vortici negativi. Ci potrebbe anche stare come teoria, perché veramente la loro carrozzeria laterale è veramente molto complicata. Sappiamo che New è un genio, però è totalmente diversa, o abbastanza diversa, da quella di Mercedes o Ferrari. Questo fa un po' pensare. D'altra parte è chiaro che se si vanno a cercare carichi aerodinamici intorno a una vettura di 800 kg che a 300 all'ora ha un carico aerodinamico di 1800 kg, è chiaro che dietro di sé, essendo questo fenomeno originato da una differenza di pressioni all'anteriore e depressioni al posteriore, chiaramente chi viene dietro trova un'aria perturbata, perché è meno densa dell'aria convenzionale, diciamo così. Non solo, ma ha un fenomeno di flusso pulsante, per cui non è costante, è pulsante, quindi passa da un massimo a un minimo continuamente. È chiaro che crea delle vibrazioni spaventose su chi segue, indipendentemente che uno lo voglia fare o no, apposta, ecco, no? Penso, Luca. Sì, è così, tranne che per Verstappen e Ricciardo, perché loro invece tra di loro, no? E quello è un altro, però è anche vero che, sai, in rettilinea comunque il problema è la depressione da un certo punto di vista.
diminuisce la resistenza aerodinamica, per cui almeno sul dritto un senso lo può avere. Vado in un'area meno densa, sia pure pulsante, ma vado dritto e punto, a quel punto lì può funzionare. Ma però, Salvo, abbiamo finalmente visto dei duelli. Quello di Raikkonen e Verstappen non è stato male. Veramente, veramente bello questo controsorpasso all'esterno. Ma in generale anche il sorpasso di Vettel su Bottas, molto bello. Cioè, io penso che la Formula 1 abbia espresso veramente il suo massimo. Lo credo anch'io. Andrebbe vista questa gara anche da chi poi questo sport dovrebbe governare in qualche modo, ecco, perché gli potrebbero venire degli spunti interessanti sul piano dei circuiti, sul piano delle macchine, sul piano dei piloti. Ecco, Mauro, io guarda, ho la fortuna tra virgolette di avere molti amici che non seguono la Formula 1, quindi questo è quando... Ah, è una fortuna questa, è una fortuna, ho capito. Quando esco non devo parlare di Formula 1 e di lavoro, perché chiaramente poi è bello, ma tutta la giornata, capisci bene. Va bene. Però ieri, parlando appunto con un mio amico che non segue assolutamente, mi ha detto, ho sentito al TG che è stata una gara molto bella. La mia risposta è stata: secondo me la gara di Silverstone dovrebbe essere registrata, mandata in videocassetta alle scuole, fatta vedere ai bambini piccoli, perché è questa che dovrebbe essere la Formula 1. Cioè, però giustamente non è soltanto una questione di bambini per farli appassionare, ma è una questione anche e soprattutto di Pirelli, di Liberty Media, di FOM, cioè di FIA. Perché dovrebbe essere questo il punto massimo a cui ambire, ecco. Cioè a Silverstone... Paolo, sì, dimmi. No, ti volevo leggere però una considerazione che è in parte diversa nostro Racing, perché lui dice, vabbè, d'accordo, Dio salvi tutto quello che abbiamo detto nel corso dell'articolo, però salvi anche le safety car, i cambi gomme, il DRS, altrimenti stiamo qua a raccontarci che i sorpassi non sono possibili. Vedi Raikkonen che non ci riusciva, vedi Hamilton che non ne ha fatto uno, vedi Vettel che l'ha fatto magistrale ma con mescole più nuove. Che dici, Mauro? Ma no, alla fine, cioè, poi noi interpretiamo sempre tutto come è logico, anche un po' attraverso la lente del tifo. No, i sorpassi li abbiamo visti, poi sappiamo tutti che le rimonte di Hamilton sono le rimonte di un pilota sicuramente bravissimo, eccezionale, incredibilmente valido, ma che ha una macchina che riflette la disparità che oggi naviga nella Formula 1 moderna, il che vuol dire che uno può partire ultimo, ma dopo tre giri almeno sesto lo diventa automaticamente, voglio dire, quello da cui però tutto sommato c'è stata la gestione delle gomme, il sorpasso di Vettel e di Verstappen è stato interessante. È vero che questo sorpasso è avvenuto in gran parte al di fuori della pista, da un certo punto di vista. Probabilmente a Spa non si sarebbe potuta fare un'operazione del genere, certo, è vero. Però comunque abbiamo visto dello spettacolo in pista. Abbiamo visto dei piloti uno contro l'altro. Li abbiamo visti incalzati in pista e anche di più fuori dalla pista, che è stata una cosa non abituale, perché sono tutti... Mi faccio pensare che cosa vuol dire il dopo Silverstone. Il dopo Silverstone vuol dire della cattiveria in pista, ed è quello che la gente vuole vedere. Essere così, tutto lì. Abbiamo visto nelle settimane scorse, mi pare che l'abbiamo più e più volte criticato. Vedo che c'è Alberto Seiu che sta provando. Sta raspando la porta con le sue zampette. Però ecco, quello che volevo dire è che nelle scorse settimane, Mauro, visto che tu spesso e volentieri sei additato di essere un anti-Vettel, ecco, noi nelle scorse settimane... Ma non è vero, non capisco perché, non lo so, però, ma comunque... Ormai ti hai fatto questa nome... me la tengo, pazienza. Direi che in questo weekend, con tutto che c'aveva pure i cerotti, il collo... Ma io ho il torcicollo, per carità. Ma chi è che va al torcicollo?
Eccolo lì che è arrivato. E quando parli di malattia arriva lui, perché è la nostra malattia, lui, capisci? E quindi Alberto, sei il nostro torcicollo tu. Ma no, io sono ipocondriaco, quindi ti sento parlare col Guarda, allora, raccontaci un po' l'Inghilterra. No, ma aspetta, prima allora, di farlo parlare, Alberto, sì. Ti dico soltanto che Davide non parlare. A inizio trasmissione ha scritto sulla chat di YouTube: vabbè, a questo punto l'ingresso di Alberto è più atteso del sorpasso di Vettel. Quindi ecco, sappi, ma sicuramente, ma non c'è il minimo dubbio. Ma certo, bravissimo. È vero. Io ho solo una cosa da dire: tutti sapevano che Vettel avrebbe passato Bottas, tutti sapevano che Alberto sarebbe intervenuto a start. Quindi eccomi qua. Scherzi a parte. Volevi un applauso, con questa entrata volevi un applauso che purtroppo non c'è stato, ma non siamo in grado di operarlo, quindi non... Va bene, no, l'unica cosa che posso dire è che... Senti, si è parlato a Silverstone del tuo fazzolettino nel taschino, no? No, perché io a Silverstone... Ma tu devi andare ad Ascot, non a Silverstone, hai sbagliato posto. O in generale, direttore, nel paddock io vado con l'Apollo... barra la camicia di Formula Passion, quindi non posso appoggiare per contratto il mio abito con la Porsche. Non la vuoi la Williams? Abbiamo parlato della bella foto intervista a Kubica, sappi che ti abbiamo già glorificato necessariamente. Secondo me non c'è da glorificare me, e non lo dico per falsa modestia, ma c'è da glorificare. No, che non ti riguarda assolutamente, no, vero, hai ragione, sì, no. Ho avuto la fortuna di incontrare una persona che aveva una bella storia da raccontare, e noi di Formula Passion abbiamo avuto, secondo me, il privilegio di raccontarla, però il merito è di Robert, e una persona che veramente ha qualcosa da dire, ha una storia, un percorso personale, e per certo. Me è stato sicuramente bello poter... No, è stato molto bello, è stata condotta molto bene, non c'è dubbio. Esatto, però ecco, direi che qua faccio un passo indietro e mi limito a dire siamo stati fortunati ad avere la fortuna di parlare con Robert. Il Gran Premio è stato molto bello, sicuramente c'è stata una grandissima partecipazione del pubblico inglese, ma anche del pubblico, chiamiamolo così, neutrale, amante dello sport. Abbiamo visto, secondo me, ecco, infatti io che... scusami Alberto, questo volevo dire, io credo che in qualche modo un pubblico così competente, non solo tifoso, ma competente, condizioni addirittura il comportamento dei piloti. Beh, direttore, io su questo però vorrei avanzare qualche dubbio, perché nel momento in cui Ericsson si è piantato contro le barriere e le sue condizioni non erano chiarissime in un primo momento, cioè sembrava un incidente anche abbastanza serio, il pubblico inglese, il civilissimo pubblico inglese si è prodigato in un'esultanza tipo gol al 95esimo, quindi c'era quello lì infilato. Ma per la safety car, sì. Per l'ingresso della safety car? Per l'ingresso della safety car, il pubblico inglese ha esultato. Ma va bene anche questo, dai, su. Oddio, secondo me, sì, va bene. Dipende però anche lì, Hamilton parla di double standard, quando la Ferrari fa una cosa va bene, quando la facciamo noi no. No. Secondo me bisogna anche applicare un double standard, perché se qualcuno fosse andato a sbattere a Monza e una safety car avesse favorito la Ferrari, probabilmente il comportamento dei tifosi Ferrari sarebbe stato additato dai media inglesi in maniera... Però Alberto, non è bello che adesso siano un pochino tutti incazzati tra di loro, finalmente? Ma è bello, sì. Ma direttore, di cosa finalmente? Bello, sì. Ma l'abbiamo detto mille volte qui a Start che la Ferrari e la Mercedes arriva bene e Toto Wolff andavano per manina. Mamma mia, finalmente, tiriamo giù. Siamo in Inghilterra, scusate il francesismo, ma se si mandano a quel paese siamo contenti. È poi, naturale. Anche qua ne abbiamo parlato con Gianluca, con Salvo, in privata fede, quindi sicuramente quello che ha detto Toto Wolff, Allison, Lauda, Hamilton, le Ferrari,
fa parte del gioco, fa parte del gioco, a noi piace. Ma è chiaro che gli brutta, ci mancherebbe altro a casa loro, è chiaro che gli brutta, è normale. È anche la seconda volta che gli mandano fuori un automobile, quindi voglio dire, insomma, poveretti, anche loro. Secondo me, specialmente questa volta, ci può stare un discorso del tipo la Ferrari cerca di... Poi chiaramente non è così, però posso capire. Ma no, ma no, ma no, però la ripetizione è quella che è, però, voglio dire. La ecco. Ripetizione, dice anche il primo. Cioè, l'avesse fatto Verstappen, voglio dire, no? Invece, insomma, no, non l'ha fatto Verstappen in questa cosa. Ecco, Raikkonen fischiato sul podio? Ma allora, io sono arrivato sotto il podio nel momento in cui i piloti poi stavano salendo, non mi pare di aver sentito particolare piede. Anche perché il podio a Silverstone è messo in una posizione abbastanza peculiare, per cui non, le tribune sono lontane, anche gli stessi giornalisti, le persone che sono nel paddock non riescono ad andare sotto il podio, quindi si rimane sempre laterali e i piloti fondamentalmente vedono l'ultima curva e, non essendoci un contatto diretto col pubblico, è anche difficile percepire il timing giusto per fischiare un pilota. Sicuramente Raikkonen non sarà l'uomo più amato in Inghilterra in questo momento. Vabbè, quello non è normale. Popolare, ecco, questo è però ecco, io vorrei dire una cosa e poi purtroppo ora... No, ma siccome, guarda Alberto, è una domanda che ti ho fatto, sì, perché l'ha scritto il nostro amico F1 Daniel, che Raikkonen è stato fischiato. Io ti dico la verità, avete avuto più la percezione voi via TV che ha ricevuto dei buchi adesso. Io ripeto, non allora, io non in televisione non li ho avvertiti, però allora, magari c'erano. Devo dire la verità, ero lì e non ho avvertito nessuna contestazione particolare nei confronti di Raikkonen, però sotto il podio è una situazione abbastanza coincitata, particolare, quindi non mi sento di escludere che sia successo. No, però sai, siccome io mi ricordo che negli anni è capitato spesso di... Sì, Hamilton, Rosberg. A Monza. A Monza che fischiava. A Monza si sente tutti gli anni. Tutti gli anni si sente. Come ogni anno noi a Monza... Fate che a Monza... Diamo il meglio di noi. A Monza, però a Monza si è sotto il podio. Lì invece il pubblico magari ha fischiato, però per il tipo di posizione che hanno i giornalisti o comunque anche i team che raggiungono il podio, non si ha magari questa percezione. Non l'avete avvertito, ok. No, io ti dico, non l'ho sentito, però non escludo che possa essere avvenuto. Ok, no, ma quello che volevo dire io è che siccome a Monza ogni anno c'è, poi dopo il Gran Premio noi stessi diciamo, però ragazzi, sì. Cioè, così come ci sono i tifosi a Monza. No, ma no, certo, ragazzi, d'altra parte, insomma, gli ultra inglesi non sono secondi a nessuno, voglio dire. Ragazzi, quindi... ma l'ho detto un minuto fa, Ericsson era contro le barriere, possibilmente anche mezzo moribondo, poi per fortuna non è successo niente, e questi stavano esultando come se l'Inghilterra avesse segnato al 95esimo, quindi diciamo la verità non è che sia stato però voglio dire, però sì, è negativo, non è sportivo, tutto quello che vuoi, però ridà un senso piaciuto, di appartenenza alla Formula 1, di voglia di vivere. È piaciuto, poi devo dire la verità, e con questo di vedere il pilota tuo che va avanti, alimento la polemica. Hamilton poi in conferenza stampa in tutto il post gara, e sapete che io tendo ad essere neutrale, però è stato assolutamente secondo me indegno nel dire che Raikkonen l'abbia buttato fuori apposta, che ci siano dei complotti. Sì, poi ha cambiato, poi ha ricambiato un po' la posizione, però. Vabbè, chiaramente. Però vogliamo dire che insomma l'adrenalina gioca un ruolo, voglio dire. No, ma è chiaro. È giusto così. Ma deve essere così. Da ultimo vorrei ricordare, e lo faccio ora, ma sarei pronto a rifarlo il giorno dopo Monza, ecco, a parti invertite, a Hamilton e ai tifosi britannici, che il caro Lewis la gara l'ha persa in partenza perché certo provato, ma quello è chiaro, però, è quello chiaro da un certo e non è neanche la prima volta, peraltro, non è la prima volta, quindi
tenderei quasi a sposare la tesi della moglie di... Sparito? Evidentemente. Ha detto moglie. Sì, io dico che anche se le mogli si facessero i fatti loro, ma comunque vabbè, comunque lasciamo perdere. Allora, ecco. Io sfortunatamente ora vi devo lasciare, però devo dire... Ma dove sei te? Dove sei adesso? Allora, io sono a Londra, di fronte al Tower Bridge. Mandaci una foto, mandaci una foto. Fatti una foto intervista. Fatti una foto intervista, Alberto. No, devo dire che sono qua. Sono qua per lavoro, quindi. Ci mancherebbe altro, ma vorrei vedere. Abbiamo sfruttato la doppia occasione di venire qua per un incontro di lavoro e Silverstone per raccontare il Gran Premio su Formula Passion, quindi ora e cosa fai adesso? Stai lì? Era una cena con dei colleghi, rimango qua un paio di giorni. Dopo Silverstone devo dire sono molto molto stanco, quindi anche le mie performance lavorative immagino che lasciano un po' a desiderare, però niente. E Paola cosa dice che vai via per tutto questo tempo? Ma si era segnato ormai, ha capito. Viene prima Coppini, viene prima Formula Passion e poi ho capito. Vabbè. Spero di conoscerla presto. Esatto. Va bene. Allora torna alla tua cena. Va bene, vi saluto e... Ciao Alberto, ciao, grazie. Ciao. Allora, Mauro. Allora torniamo tra noi dopo questa intromissione. No, volevo sentire Luca solo. Luca, si parla di nuovo adesso che si sarebbero rimessi d'accordo Ferrari, Mercedes e anche gli altri per rimettere l'MGUH. MGUH, sì, per mantenerlo. Quello perché il problema, come sappiamo, è economico. Loro non vogliono sviluppare due motori nel 2020, quindi quello attuale e quello futuro, e quindi vogliono mantenere l'MGUH. Comprensibile. Tra l'altro, curioso, voglio dire, che siano... Cioè, siccome l'MGUH, anche se molti nostri elettori hanno dei dubbi, in realtà anche il futuro dei motori per le auto di serie passa attraverso l'MGUH, perché effettivamente è un sistema che consente di eliminare tutti i difetti del turbocompressore dal punto di vista prestazionale e nello stesso tempo avere una serie di effetti nel recupero di energia. BMW lo sta ragionando sulle vetture di serie, addirittura ha un motore della Mini che ha questo tipo di recupero. Quindi non vedo perché Honda o Renault debbano essere contrarie a una soluzione del genere. No, certo, tra l'altro l'MGUH ha consentito anche di raggiungere dei rendimenti che ormai veramente sfiorano il 50%, e quindi questo si traduce in un risparmio di carburante che è del tutto evidente, perché oggi le vetture fanno un gran premio con poco più di 100 kg di carburante, mentre io anni fa lo facevo... Quando in assenza di rifornimento le vetture partivano con 220 litri di carburante. Ecco, il carburante congelato. E peraltro non finivano la gara. Finiva una spinta, dovevano congelare il carburante per aumentare la densità, facevano di quelle cose incredibili. Guarda, ricordo tanti anni fa, quando c'erano nella stessa squadra, che era Alfa Romeo all'epoca, con i motori di Alfa Romeo, Civer e Patrese avevano due fidanzate che erano due sorelle ed erano le figlie di Gianni Melidoni, che era il capo dello sport del Messaggero, e le due figlie istigavano il padre a fare il tifo per uno o per l'altro, dando titoli uno all'altro, con il risultato che questi qua partivano e dopo metà gara erano senza un litro di benzina e si fermavano lì. Quindi, voglio dire, succedevano, ecco, questa era la Formula 1, diciamo così, umana, nel senso che avevano delle umane debolezze.
oggi probabilmente questo non può più avvenire, ma mi ricordo benissimo che Veridoni, che conoscevo bene, quando io andavo al Messaggero mi diceva: ma sai, mi telefona una, mi telefona quell'altra, ma digli lui, poi metti lui, mettilo davanti lui, metti dietro lui. E quindi insomma, vabbè. È una parentesi, è una parentesi. Non era un bello spettacolo vedere le macchine che a un giro dalla fine finivano la benzina, ma anche molto prima Luca, anche molto prima, anche perché Chiti per la sua, che era il progettista dei motori di cui parlo adesso, era un progettista estremamente vivace, intelligente, molto bravo, ma non gli piaceva la parte dello sviluppo. Lui progettava, poi lo sviluppo sembrava che fosse una cosa molto noiosa, che ci pensasse qualcun altro, per cui questi motori, insomma, la formula del consumo non era assolutamente nelle corde dell'ingegner Carlo Chiti. Comunque vabbè, basta. Oggi appunto, come dici tu Luca, con la metà di quel carburante si fanno potenze doppie e percorrenze totali, quindi è incredibile. Appunto, quindi è incredibile. Quindi, vabbè. E poi comunque bisogna anche essere bravi, i team devono restare bravi a costruire la macchina. Guardiamo la McLaren dove è finita, che Alonso ha chiuso ottavo a 31 secondi. Parliamo ancora di motori, ma questi non sono motori, sono dei gruppi estremamente complessi che oltretutto in qualche modo influiscono sulla struttura stessa della macchina. Cioè non è una Lotus 49 dove uno comprava un motore, ce lo metteva dietro e bello che fatto. Il motore qua pervade l'intera automobile, perché tra batterie, compressori, motori elettrici e tutto quanto, qui non è un problema di metterci un motore alle spalle del pilota. Ecco, quindi è proprio così, perché adesso ormai le vetture di fatto hanno tre pance, due sono quelle laterali e una è quella dentro l'air scope. Quindi chi prova a fare diversamente, come ha fatto la McLaren, che ha tenuto solo i radiatori nelle pance, nell'air scope, ha lasciato solo il condotto aspirazione, ha preso una strada originale, ma che non sta pagando proprio per niente. Quindi... E questo, Luca, ci dice ancora una cosa, che probabilmente questa Formula 1 è totalmente estranea al concetto di assemblatore. Cioè qui la progettazione e la produzione di una Formula 1 non può essere fatta con uno che fa il telaio e quell'altro che fa la power unit, probabilmente. Questo è uno degli elementi anche che andrà a in qualche modo a inficiare il futuro della Formula 1. Per quello che io dico, che alla fine, mi dispiace dirlo perché io ero del tutto contrario, l'approccio di Marchionne con il discorso di avere due squadre, la Haas e la Sauber gemelle, che una per un verso perché attraverso la mediazione di Dallara, l'altra perché c'è personale Ferrari all'interno, crea una squadra di sei macchine. Proprio così. Anche Alonso venerdì o sabato ho detto recenti alla Williams la comporta, Mauro. Così, soprattutto per la Haas. Sauber non lo so, ha un concetto un po' differente. E molto però capisci, tutte e due hanno comunque un rapporto, no? Una ce l'ha un rapporto attraverso una squadra del tutto indipendente, ma che comunque è mediata da un uomo che è Dallara, che ha comunque rapporti con la Ferrari, voglio dire. L'altra, che è direttamente invece un'emanazione Ferrari. Perché mi chiedo se davvero, cioè la Williams alla fine ha preso un motore che teoricamente è vincente, l'ha messo in macchina, la macchina fa schifo, voglio dire. Sì, nel 2014... Una volta sarebbe stato più semplice, io credo. McLaren peraltro è lo stesso, Williams era partita bene nel 2014 col motore Mercedes, poi progressivamente ha perso la bussola, perché credo ha perso la bussola dello sviluppo dell'aerodinamica. Nel senso che ormai è abbonata agli ultimi due posti in griglia, voglio dire, ecco, è curiosa questa cosa qua.
Decisamente. E poi, perché il motore non sarà magari quello di Hamilton, ma comunque sarà nell'ambito del 10% delle prestazioni. Quindi evidentemente c'è un problema di integrazione di un sistema così complesso dentro la scocca di un'automobile che contano anche tante altre cose. Sì, soprattutto adesso si lavora molto sulle pance, sul raffreddamento, sulle bocche, per cui alla fine i sistemi con poco ossigeno vanno in crisi. Lì, una volta la fonte di calore era semplicemente il serbatoio dell'olio e quello dell'acqua, oggi ci sono le batterie, ci sono i motori elettrici, ci sono i cablaggi che viaggiano a 800 kW, quindi voglio dire, insomma, è tanto complicato, ecco, non, sì. Cioè io ricordo che c'erano delle squadre che quando rompevano motori andavano in Svizzera, andavano a prendere un Cosworth, lo mettevano dietro una giardinetta, lo portavano giù, lo mettevano in moto e Alboreto vinceva il Gran Premio in America, voglio dire, ecco, non, quindi oggi è cambiato naturalmente tutto. Secondo me l'idea di Ferrari di avere delle squadre gemelle in qualche modo gestite direttamente o indirettamente può spiazzare anche la Mercedes stessa, eh? Salvo? Sì, io in realtà vi volevo portare su altre tematiche, ecco, perché abbiamo tantissime domande, voi mi mettete lì a palleggiare su queste cose di tecnica, cercavo di fermarvi prima, ma fa nulla, fa niente. Sicuramente da toccare la tematica, quella che poi ha scatenato le grosse polemiche nel post-gara, legate a questa penalità di Raikkonen. C'era il nostro Andrea, un altro, che dice, ma sono davvero esagerati i 10 secondi per Kimi? Non è che per caso erano pochi i 5 secondi a Vettel 2 settimane fa? Beh, Kimi c'ha la ripetizione, c'ha la ripetitività dell'evento, voglio dire. È la seconda in una settimana, voglio dire, da un certo punto di vista. No, ma guardate, io credo che Silverstone ha fatto vedere anche una cosa, proprio per la spontaneità tutto sommato che ci ha regalato, ci ha fatto vedere quanto è folle questo discorso delle sanzioni. Ora, in una partenza di un Gran Premio, andare a mettere le sanzioni, io non tengo né con Raikkonen né con nessuno, ma mi chiedo, ma che senso ha? È chiaro che se 20 macchine partono, fanno 400 metri di rettilineo per arrivare a una curva, tu pensi che davvero tu possa dare le sanzioni? Ma cosa, come si fa? È arrivato a ruote bloccate e è successo. Cioè, io posso capire dare una sanzione quando c'è un evidente fallo di ostruzionismo, diciamo. Ma questo veramente a Silverstone, in quell'ambiente lì, ha proprio dato l'esempio lampante. Questo non sono d'accordo, però permettimi, perché in realtà Raikkonen ha commesso un errore chiaro. È sbagliato, e vabbè, ma ho capito. È giusto che paghi con una sanzione. Va bene, pagherà, però vedi, questo risponde ancora una volta a un regolamento che privilegia essenzialmente l'esigenza delle televisioni, cioè di lasciare sempre tutti in gara, cioè non datevi delle botte dentro, partite in 20 e arrivate in 20, perché quelli della televisione vogliono che sia così. E allora io faccio del terrorismo e va bene, allora ti do le sanzioni. Ma voglio dire, ma io mi ricordo delle partenze a Spa dove dopo ne rimanevano 4 in gara. Voglio dire, non dico che fosse positivo, però dico, è la partenza di un Gran Premio di Formula 1, voglio dire. E non sono io che torno a casa la sera e devo stare attento a non bere un bicchiere di vino in più. Voglio dire, è diverso, è gente che è stata esasperata, incattivita, è lì con la macchina, partono il motore, via, pronti,
Vabbè, uno può anche sbagliare quando è lì in mezzo. Voglio dire, la sanzione è un altro degli elementi che contribuisce a sdrammatizzare il mondo della Formula 1. Poi ci sono dei momenti in cui probabilmente è legittimo dare questo tipo di sanzioni. Non credo che nell'ambito di una partenza di Formula 1 sia logico dare delle sanzioni, ma è un'idea mia, magari sbaglio, magari ditemi voi come, cosa ne pensate voi. Io penso che un pilota professionista non dovrebbe fare un erroraccio del genere, ecco, quindi non siamo io e te che stiamo guidando, ma sono i piloti professionisti che non dovrebbero sbagliare una frenata. Ma c'è una somma di variabili nella partenza di una Formula 1 che non sono tutte gestibili, onestamente. Cioè la sanzione è quella del bambino che va a scuola, non dovrebbe essere compatibile con la Formula 1. Cioè, quando correvano con le bighe non c'erano le sanzioni, però voglio dire, santi Dio, peraltro non voglio avere che ritornino le ruote falciate anche sulla Formula 1 per esasperare lo spettacolo, però mi chiedo, in una partenza di Formula 1 ha sbagliato, vabbè, ho capito, santi Dio, sono su una macchina che ha 800, 900, 1000 cavalli, siamo tutti insieme, è larga 2 metri, può succedere, pazienza, scusa, ho sbagliato. Vabbè, poi ha buttato fuori Hamilton a casa sua, diciamocelo, quindi questo avrà un peso politicamente. Quindi... Anche i piloti della squadriglia tricolore fanno degli errori, Sì, è vero, è vero. Poi ti dico, se c'è una volontà evidente ci mancherebbe altro, anche se ai miei tempi sai cosa gliene fregava della volontà evidente, perché ne ho viste di cose io che... ma certo che non deve essere così, ci mancherebbe. Io ricordo Brabham a Zandvoort, metteva le ruote apposta sulla ghiaia per spararle solo dietro, pensa se dovevano dargli le sanzioni lì, ma questo è roba antica, non va bene. Però 20 macchine che si addensano alla prima curva e se uno va dritto, andrà dritto, amen. E un'altra volta sarà vicendevole. Cioè, statisticamente, se ci pensate, durante l'anno poi tutto si compensa. Sì. Peggio ha fatto Perez in partenza che è entrato in contromano in corsia box. Lì siamo al di là del bene e del male, voglio dire, ma un errore si può fare, dai, vabbè. Secondo me, poi per carità, io mi rimetto alla vostra c'è un'altra cosa che ti volevo dire, Mauro, qua però te la dico un po' sottovoce perché ho grosso timore. Diciamo, no? Sì. Sai che questo qui di Silverstone era l'ultimo gran premio in cui un certo, diciamo, fornitore di pneumatici. Di pneumatici. No, ma io non ce l'ho mica con la Pirelli, ma figurati, è la Pirelli che ce l'ha con se stessa. No, è diverso, è diverso, voglio dire. Io non so niente contro la Pirelli, mi dispiace che la Pirelli ce l'abbia da morire contro se stessa, poi per il resto no. Però dico, Gian, ne parlavamo prima della trasmissione, mi pare che tutto sommato le preoccupazioni della vigilia, non so se per la bravura della Ferrari a sopperire alla mancanza delle gomme tradizionali o perché questo nuovo pacchetto di aggiornamenti ha funzionato meglio del previsto, di fatto che per fortuna non abbiamo dovuto parlare di nuovo di questi 0,4 mm. Dei famosi 0,4 mm che poi diventano i 4 mm, cioè le... il problema, io mi rendo conto che io non credo, onestamente, a svantaggio di chi è stata fatta, cioè no. Probabilmente c'era un problema di sicurezza, probabilmente è quello, perché se sono intervenuto in maniera peggiore possibile, o meglio, sono stati ingenui, perché prima hanno avuto il consenso di tutti i costruttori,
Poi dopo, quando l'hanno adottata, i costruttori in parte ci si sono rivoltati contro. Loro non hanno tenuto conto che la Formula 1 non è una Formula 1 di gentiluomini, è una Formula 1, per Dio, se Dio vuole, di pirati. Per cui quelli gli hanno detto sì, bene, o che comunque nel dubbio volevano fare un po' di casino, la Ferrari. Hanno detto, ma cazzo, hanno detto no, non potevano dirlo loro, perché loro sono gli stessi che hanno detto a Pirelli va bene così. Allora lo hanno fatto dire da qualcun altro, perché come sapete la stampa è al di sopra di ogni giudizio, e hanno fatto nascere il casino, e naturalmente che c'era rimasto lì. Questo che dico, che io non ce l'ho con la Pirelli ce l'ha con se stessa, non ha ancora capito dopo tanti anni qual è l'ambiente della Formula 1. Anzi, devo dire che sì, che producevano più o meno gli stessi effetti, quindi in qualche modo quell'obiettivo di avere una componente spettacolare in più c'è stata, ecco, per carità. Gian? Io penso che la Pirelli fosse in buona fede quando ha introdotto il pneumatico, e si vede dai risultati, perché in Austria le gomme su Red Bull e Mercedes soffrivano di blister in modo evidente, e ne avete anche parlato settimana scorsa. Non era un bello spettacolo vedere le gomme che si sbucciano. Qui invece, su una pista che era più esigente, più abrasiva, si sono comportate bene. Quindi in effetti, diciamo, il motivo tecnico secondo me c'era dietro, e l'hanno centrato, hanno fatto il loro lavoro. E poi la Ferrari, la polemica c'è stata perché in Spagna la Ferrari insomma non aveva cavato granché da queste gomme. La Ferrari doveva pararsi il di dietro e ha utilizzato quello, non direttamente perché non poteva farlo, perché aveva firmato per questo tipo di cosa, allora l'ha fatto dire a qualcun altro, ha fatto dire allora un po' ai piloti, un po' a però poi già invece che dire fucsia ha detto cazzo, ma che cose, voglio dire, no? Se sì, vogliamo essere, ma adesso non vorrei andare su un tema. No, meglio di no, perché effettivamente poi nel paddock certe cose si vedono, devo dire, che certi ammiccamenti. Vabbè, è la Formula 1, su. Sì, quindi alla fine sono gomme che hanno fatto molto bene il loro lavoro. Che sia così. È la giungla. Meno male, per carità. Va bene, Salvo. Sì, ti leggo qualche altro, visto che abbiamo qualche minutino, leggo qualche altro. Volentieri. Mars, per esempio, seppur abbastanza scontato che curva 1 non si potesse percorrere a DRS aperto, è stata bella l'incertezza e la rivalutazione del coraggio del pilota. È vero. Quello poi, che non ci ha dato Signe alle Castellecce, l'ha ridato un pochino Silverstone, sì. Magari il prossimo anno facciamo fare Signe con DRS. Sì, ma sai, dico sempre, cioè, negli anni, alla fine degli anni 60, un umorista inglese, Brooke Banks, aveva fatto tutta una serie di vignette dove diceva come spettacolarizzare la Formula 1, che c'era buttare dei chiodi, passare la sagoma di una vecchietta che attraversava a sorpresa la pista, voglio dire, tutto si può fare, però voglio dire, andiamo sempre in quella contraddizione di piegare il regolamento tecnico al regolamento sportivo, di inquinare i due regolamenti, e cioè di fare del regolamento tecnico uno strumento per perseguire dello spettacolo. Quello secondo me vuol dire non capire che cos'è la Formula 1, a mio parere. Poi ingegner Coppini, non ritiene, questo è Ste di 97, sì. Non ritiene che queste vetture, seppur sicurissime, inneschino incidenti stupidi tipo quello di Raikkonen e Hamilton, perché sono macchine dalla visibilità laterale nulla. Forse non sarebbe più sicuro usare una telecamera con uno schermo al posto degli specchietti?
Io credo ci manchi solo quello, poi voglio dire, poi siamo rovinati, voglio dire, insomma, io capisco che gli specchietti ormai siano delle appendici aerodinamiche, per cui quello. Di venire dietro non gliene frega un cazzo a nessuno, però, però ecco, arrivare ai televisori, voglio dire, magari in 4K lì, si vede. Guarda, già mi fa veramente una tristezza sentire piloti che parlano per 2 ore durante il Gran Premio di qualunque argomento necessario, ma dimmi alla moglie di andarmi a fare la spesa, mi sono dimenticato i ravanelli, compro il sfumante. Ci manca solo la televisione, siamo rovinati. Ci manca solo che si guardino la D'Urso mentre fanno la Formula 1 e siamo rovinati. Che si guardino dietro in qualche modo e che saranci, non è, voglio dire, insomma. Pensa cosa devono fare le persone normali che hanno a che fare con i ciclisti che ti sfiorano, che come apri la porta se ne stampa uno dietro la porta, voglio dire, loro saranno attenti, come stiamo attenti noi. Nel WEC c'è in effetti la telecamera, lo schermo all'interno del e poi ci mettiamo anche i sensori di parcheggio, ci mettiamo i sensori di parcheggio, così almeno arrivano. No, ma come dici tu, perché gli specchietti sono più delle appendici aerodinamiche con i loro supporti. Loro ne mettono anche 18 di specchietti, sì. li sfruttano a fini aerodinamici, poi ci saranno anche gli specchietti volanti ormai, quindi non va bene. È bello anche questo, per carità, è bellissimo. Mauro, se vuoi noi possiamo chiudere, poi immagino che settimana prossima ci possiamo buttare verso Hockenheim. È quello che temo. Va bene, ragazzi, allora grazie di tutto, grazie Alberto che non c'è più, salvo Luca. Niente, ci vediamo settimana prossima, forse avremo meno di cui discutere o forse di più, vediamo cosa succede settimana, perché le polemiche non si quieteranno così rapidamente, anche perché serviranno per creare lo status necessario per cominciare un bel Gran Premio di Germania, anche se purtroppo il Gran Premio di Germania una sede pari a quella di Silverstone. Torniamo un po' nei cartodromi, però ha sempre regalato gare belle, tornantino, e anche se sai, purtroppo io, sai, quando uno è vecchio si ricorda un altro Hockenheim e dice come è diventato questo, voglio dire, no, gli Hockenheim di Piquet, di quelle cose lì, quando sparivano sparivano e sparito anche lui. non era male. Va bene, ragazzi, grazie a tutti, grazie che ha avuto la pazienza di starci a ascoltare. Arrivederci, alla prossima, sempre lunedì, salvo, facciamo? Ci stiamo riflettendo, sì, potrebbe ci essere stiamo una riflettendo. Nuova sì. Siamo ballerini, seguiteci. Siamo ballerini per adesso. Seguiteci, ciao. E non ci perderete. Arrivederci. Ciao, ciao. Ciao a tutti. Ciao, ciao.